Palermo, 3 settembre 1982, ore 21 circa. Il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro stanno per recarsi a cena in un ristorante. Prima di uscire, telefonano ad amici e parenti. Il tenente dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa aderisce alla resistenza nell'estate del 1943. È proprio tra i partigiani che apprende le tecniche di guerriglia di cui si servirà 30 anni più tardi contro il terrorismo. Domenica 8 settembre 1974. I carabinieri del nucleo speciale di Dalla Chiesa mettono a segno un colpo sensazionale. A Pinerolo finiscono in manette Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori e capistorici delle Brigate Rosse. Al comando della prima brigata di Torino si presenta il generale Franco Picchiotti, ma era già fuori dall'arma. E gli dice: Carlo, ti vedo un po' abbattuto, come mai? Cos'è che non va? Dice: ormai la mia carriera è finita, si è conclusa, mi mettono a disposizione, ho finito. Dice: ma no, ma non ti devi abbattere così. E c'è tante, le strade del Signore sono infinite, eccetera. Ma perché non vieni con noi? Se vieni con noi vedrai che ti risolviamo tutti i problemi. Ma tu con voi chi? La P2, la loggia massonica per le alte autorità, eccetera. E dice: ma no, io sono la massoneria, io sono cattolico, non... E dice: no, guarda, io ti lascio qua il documento per l'affiliazione. Cosa fa della Chiesa? Chiama il comandante generale e gli dice: guardi, è venuto qua il generale Picchiotti, così, così, così. E dice: beh, cosa c'è di male? E dice: ma no, non ci vedo nulla di male, dice il comandante generale. Allora lui ha capito, ha firmato, gliel'ha consegnata. Trasferimento, non si è più parlato di trasferimento. Va all'avanzamento, viene promosso generale di divisione. Il comando generale dell'arma dei carabinieri non lo voleva. Parliamoci chiaro, no, non lo volevano fra i piedi al comando generale o in qualche altra, in qualche divisione. L'hanno mandato al Dipartimento Sicurezza delle Carceri. Lui, entrando nelle carceri per impedire che fuggissero, voleva, come poi ha fatto, infiltrarsi nella carcere. Domenica 1 ottobre 1978, ore 7. Il capo brigatista Lauro Azzolini esce dal covo di via. Alcuni carabinieri lo seguono e lo arrestano appena voltato l'angolo. Il capitano Roberto Arlati e i suoi uomini, nel frattempo, irrompono nel covo, dove arrestano Nadia Mantovani e Franco Bonisoli. Ma nell'appartamento, oltre ai due pericolosi brigatisti, i carabinieri trovano qualcosa di esplosivo. Lettere di chi? Di Moore. Ed è documentato che il 4 di ottobre, alcuni giorni dopo al blitz di via Montenevoso del 1 ottobre, egli si incontra con Dalla Chiesa. E dopo comincia una serie di pubblicazioni. Parla di memoriali, non di un memoriale. Dice: se quello è il memoriale, ce n'è un altro che contiene segreti di Stato. Ad essere ucciso è Mino Pecorelli. Il giornalista viene freddato il 20 marzo 1979, proprio nei giorni in cui ha promesso di pubblicare sulla sua rivista OP l'intero memoriale Moro. A rendere ancora più inquietante lo scenario, dopo la morte del generale e della sua seconda moglie, c'è una dichiarazione di Maria Antonietta Setti Carraro, la madre di Emanuela. Emanuela Setti Carraro avrebbe infatti detto alla madre: col cucco che gliele ha date tutte ad Andreotti le carte di Moro. A sua madre, la moglie del generale, avrebbe detto anche qualcos'altro. Io so cose tremende che se ti dicessi non ci potresti credere, ma non posso dirtele. Carlo mi ha fatto giurare di non dirle a nessuno. Ricordi, tesoro, quando il Picchiotti per mesi e mesi insistette venendo da Roma a Torino perché vi aderissi?
E ricordi che dopo avermi estorto un modulo immediatamente dissi che non ne volevo sapere e che volevo continuare a camminare senza il presunto aiuto di alcuno? Invece di distruggere il modulo, e benché non fosse stato seguito da alcun fatto, quel picchiotti lo ha passato ad altri, che lo hanno custodito per 5 anni. Lui voleva ritornare in possesso di quella scheda che era finita a Gelli. Perché lui non si è mai fatto, non ha mai aderito a formalizzare. Era massone, è stato sempre massone, e può darsi che dalla massoneria normale si sia iscritta la P2. Massone il padre, massone lui e massone fratello. Oggi sono usciti finalmente i famosi elenchi della nota loggia. E se sono stato al fine soddisfatto di far sapere a tutti che non c'ero, mi è dispiaciuto non poco trovarvi il nome di mio fratello Romolo. Non solo non ne aveva mai accennato, ma non lo pensavo come possibile. E può darsi che nei giorni da corsi l'equivoco nei miei confronti sia sorto proprio da ciò. Hanno stracciato il foglio. E perché sarà stato stracciato il foglio? Perché c'è il nome Carlo Alberto La Chiesa. E avrebbe fatto ridere tutti dire che era un'organizzazione sovversiva quella in cui c'era l'eroe del momento Carlo Alberto La Chiesa. Non era massone e non era iscritto alla P2. Io l'ho chiesto più volte ai due magistrati che hanno condotto l'inchiesta, cioè Gerardo Colombo e Giuliano Turone, due magistrati rigorosi e cristallini, e mi hanno sempre negato che il suo nome fosse nell'elenco. Dunque, nella giornata di venerdì e fino a tarda ora si sono succedute le telefonate di rallegramenti e auguri, dal ministro Rognoni al presidente del Consiglio Spadolini, dal prefetto di Roma a quello di Milano, di Torino, di Firenze, insomma tantissimi. Poi ieri anche l'onorevole Andreotti mi ha chiesto di andare. Lo aveva chiamato per sapere delle sue intenzioni nell'andare a Palermo. E mio padre scrive, con il rispetto che ha per Andreotti, che era stato suo capo del governo nella lotta contro il terrorismo. Sono stato molto chiaro. E gli ho dato la certezza che non avrò riguardo per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori. Ha dato una informazione preziosa, cioè che c'erano i grandi elettori di Andreotti in Sicilia che avrebbero dovuto godere di qualche riguardo, e che la risposta di Andreotti è stata una risposta indecifrabile, con riferimento a una vicenda di cronaca nera mafiosa. Il generale Dalla Chiesa può diventare una sciagura per Palermo. Se si mette a fare il super poliziotto contro i trafficanti di droga, finisce che rovina questa città. Si immagini tutti quelli che oggi campano con i proventi della droga buttati sul mercato dei disoccupati. Metterebbero a sacco le nostre case, non potremmo più uscire la sera. Ci scipperebbero, scassinerebbero negozi, ville, uffici. Non ci sarebbe più pace, mi creda. I ristoranti non sarebbero più sicuri. Le nostre mogli non potrebbero più uscire in pelliccia. No, deve stare attento a quello che fa questo generale piemontese. E prima ancora che mio padre arrivasse a Palermo ebbe dei segnali. Ci fu un'intervista del sindaco Martellucci che, richiesto di un parere sull'arrivo del nuovo prefetto, rispose: siamo contenti che Dalla Chiesa arrivi a Palermo. D'altra parte, non parlerei di mafia ma di criminalità organizzata. Tra i tanti morti ammazzati palermitani ci sono anche cadaveri eccellenti. Il procuratore Scaglione, il procuratore Costa, il capo della mobile Boris Giuliano, Cesare Terranova, Mattarella, Reina, Basile. Tutti testimoni di come in Sicilia i rappresentanti dello Stato siano già da tempo impegnati nella lotta alla delinquenza. E ricordo che mio padre lo prese come un avvertimento, questo lo ricordo perché me lo disse. E in seguito a questo avvertimento scrisse la lettera a Spadolini. Gentilissimo professore, mi corre l'obbligo di sottolineare alla sua cortese attenzione che la eventuale nomina a prefetto non potrebbe bastare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica. Non può e non deve avere come implicita la lotta alla mafia. Quando arrivò a Palermo, mio padre incominciò una sottile partita diplomatica con il sindaco Martellucci. Pretendeva che mio padre lo andasse a salutare. Dietro quella richiesta c'era l'accettazione di una subalternità del prefetto antimafia al sindaco, che sosteneva che a Palermo la mafia non esiste. E alla fine si dovette piegare, e con amarezza. Certo che me ne preoccupai, però
raccomandai subito a Dalla Chiesa di tirare diritto. 16 giugno 1982, strage della circonvallazione. Uccisi tre carabinieri, un autista e il boss Alfio Ferlito, in trasferimento al carcere di Trapani. Dalla Chiesa vorrebbe mettersi al lavoro, ma non ha ancora i poteri che ha chiesto al governo. No, Dalla Chiesa sapeva di essere prefetto di Palermo, sapeva che il prefetto di Palermo non poteva avere funzioni operative. Lui ha chiesto che fosse terminale della intelligence sulla mafia. Spesso gli telefonavo e sempre avevo chiesto appunto al generale, ero pronto a scendere, e lui disse no, quando mi daranno il personale tu allora scenderai. Infatti lui stava lottando, si stava dando da fare proprio perché aveva bisogno dello strumento investigativo. Il primo luglio viene ammazzato un negoziante, il 2 un barbiere, il 3 due passanti, e poi un netturbino e ancora un passante, un allevatore, tutti uccisi per strada. La conta dei morti va avanti giorno dopo giorno. In questo clima, il 10 luglio, Dalla Chiesa viene raggiunto a Palermo dalla giovane moglie, Emanuela. Uno, credo, dei discorsi principali fu certamente il lato sicurezza. Noi ti diamo questa ragazza, tu saprai garantirle che sia sicura. E Calaberto disse che avrebbe saputo fare fronte a questa, alla sicurezza di Emanuela e alla sicurezza suo personale nella maniera migliore. Emanuela, che era una ragazza cresciuta a Milano, che non, sicuramente non abituata a vivere, a convivere con questi timori, con queste paure, per amore si era inserita anche lei in questa vita. Loro dovevano vivere in casa con le saracinesche perennemente abbassate in estate a Palermo. Non esisteva il giorno e la notte, bisognava evitare di far vedere delle ombre dietro le finestre. Bisognava proteggere Emanuela dagli assalti della cosiddetta società bene, che tentavano in qualche modo, attraverso di lei, di entrare nelle grazie di mio padre. E tutto questo non è stato sicuramente facile. 4 agosto. Dall'inizio dell'anno, 79 morti ammazzati. 7 agosto. 86 morti. Vengono uccisi anche il cantante Pino Marchese e due suoi amici. Da oggi la zona sarà presidiata a mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini a un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Che arroganza, generale? A un giornalista, devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano tra questura e regione, li bruciano alle 3 del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Io a quell'occasione mi resi conto in una maniera drammatica di quanto avesse ragione lui a dire che era solo. Andò così che io mi presentai a questa sede della prefettura, che era una villa. Alla porta c'erano due poliziotti, quali arrivai, mi dissero, fecero un gesto come dire entri pure, come se non avessero bisogno di fare nessun controllo. Io salei su al primo piano, andai verso il suo ufficio, che c'era la porta aperta e non c'era nessuno. A un certo punto sento un rumore, vedo Dalla Chiesa che esce da una toilette, era solo, completamente solo, non c'era nessuno in tutta la prefettura. Poi durante l'intervista, che durò più di un'ora, non arrivò nessuna telefonata di nessuno, insomma, era veramente l'uomo destinato a morire. Intervista forte, importante. L'Italia non poteva più far finta di non vedere, soprattutto che il mondo politico non poteva guardare da un'altra parte, anche se era agosto. Era abbastanza chiara questo scontro con Andreotti, persino con Rognoni. Alla lettura ebbi immediatamente il desiderio di chiamare Dalla Chiesa e di chiedergli fino in fondo quali erano le ragioni di questa intervista, di questa sua inquietudine. Dimostrare che non era stato aiutato, che era stato lasciato solo, e quindi era
un modo per dire o mi date questo potere finalmente o se no abbandono la lotta. E dalla Chiesa richiedeva un'attenzione particolare nei confronti del suo mandato, una considerazione anche esterna, visibile di questa considerazione. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia dire di più. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Purtroppo non bastò. Non bastò perché... forse perché la decisione era già stata presa. Certamente quella intervista fu la sua condanna a morte. Perché appunto è stato lui stesso che mi ha teorizzato questo fatto che quando la mafia sa che tu sei solo ti ammazza. Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato. 11 agosto. Dall'inizio dell'anno i morti ammazzati sono 93. 26 agosto. I morti dall'inizio dell'anno salgono a 100. I carabinieri ricevono una telefonata. Siamo i killer del Triangolo della Morte. Con l'assassinio di oggi, l'operazione Carlo Alberto è quasi conclusa. Dico quasi conclusa. L'unica volta in cui la mafia ha annunciato preventivamente un delitto, rivendicandolo anche. La mafia si fa sempre più arrogante e beffarda, mentre il governo non ha ancora formalizzato i poteri che il generale invoca. Mentre continuano gli omicidi e le minacce, dalla Chiesa circola per la città senza alcuna protezione. Ricordo in particolare l'arrivo all'alba e non trova nessuno ad aspettarlo. Non c'è un servizio di scorta che lo protegga. Era tornato molto preoccupato quella volta dal fatto che non ci fosse nessuno ad attenderlo e dal fatto che fosse dovuto scendere dalla nave, rimanere lì esposto a chiunque e aspettare finalmente che l'auto andasse a prenderlo. Ricordo la sensazione di angoscia che ci trasmetteva mio padre pur senza volercela trasmettere. Ogni tanto scherzava. Ecco, forse per sdrammatizzare, forse per tenerci tranquilli, mi faceva, ora esco dal portone e sentirai, ta 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 ta. E dicevo, senti Carlo, mi piaceva. Noi lo sentivamo che c'era un clima di forte tensione, non potevamo non avvertire anche certe telefonate. Il tentativo di ricostruire alleanze, di sentire tutti quelli che poteva sentire. Continuava a chiamare al telefono Spadolini, continuava a chiamare al telefono De Mita e non c'era alcuna risposta. Il rapporto fra Dalla Chiesa e il mondo politico è stato un rapporto difficile in quel momento, perché era diventato un elemento di contraddizione fra le forze politiche della Chiesa. Un pezzo minoritario di società politica, di molta informazione si è mossa per sostenerlo, però era il cuore del potere che non batteva più per lui. Non vi era volta che venisse a Roma della Chiesa che lo andasse a lamentarsi da Bettino Craxi. Chi aveva troppa consuetudine con Craxi era considerato male a Piazza del Gesù. Gli ho chiesto, ma come è possibile? Lui mi ha risposto, questo succede perché una tessera di partito conta più dello Stato. È stato assassinato il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. Un dolore che è arrivato da solo, sordo, violentissimo, che non sapevo come arginare. Il ministro dell'Interno Rognoni,
Il capo della polizia, comandante generale dell'arma dei carabinieri, Valditara, sono già partiti per la Sicilia. Non ho avuto neanche una telefonata, cioè non è che il comando generale dei carabinieri mi ha chiamata, mi ha detto signora vuole partire, c'è un aereo che sta partendo per Palermo. L'ho chiamato io in prefettura per dargli la buonanotte e mi hanno risposto che papà era piuttosto malconcio perché aveva avuto un incidente con una bomba. La mattina dopo ho preso un taxi e sono andata in aeroporto. Naturalmente nessuno mi conosceva, per cui quando ho chiesto un posto sull'aereo per Palermo mi hanno detto mi dispiace, è tutto pieno, perché con l'assassinio del generale Dalla Chiesa lì ho dovuto dire sono la figlia, e allora il posto è saltato fuori. Non c'era il tricolore, non c'era un berretto di mio padre, nulla che ricordasse il suo essere stato sempre carabiniere. Ho provato una grande rabbia in quel momento. Ho chiamato un capitano dei carabinieri che era lì, gli ho detto per cortesia vada in prefettura perché io voglio sulla bara di mio padre, desidero che ci sia il tricolore, che ci sia la sciarpa, la sciabola e il berretto. Preghiamo! In una tensione veramente incredibile si svolse questa celebrazione, alla quale erano presenti le massime autorità dello Stato. C'era il Presidente della Repubblica, c'era il Presidente del Senato, tutti c'erano. Ricordo io le mie sorelle, i parenti messi sempre più indietro per far mettere le autorità davanti alla bara, poi alla fine sono resi conto che c'eravamo anche noi. Un senso di ingiustizia che mi bruciava. Profonda rabbia e amarezza e avversione nei confronti di tutte quelle figure che erano sedute ai posti delle autorità. L'omelia di Pappalardo fu una frustata per tutti. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. A Roma si discute, erano le discussioni, se c'erano, non lo posso neanche dire adesso, riguardo a quello che doveva dare o non dare di poteri al generale della Chiesa. Per l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo sono stati condannati all'ergastolo Totò Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Michele Greco e Nenè Geraci. Il 30 gennaio 1992 la Cassazione ha confermato la sentenza. Il 22 marzo 2002 la Corte di Assise di Palermo ha condannato in primo grado, quali esecutori materiali del delitto, Vincenzo Galatolo, ergastolo, Antonino Madonia, ergastolo, Francesco Paolo Anselmo, pentito, 14 anni, Calogero Ganci, pentito, 14 anni. Nella sentenza si legge tra l'altro: si può senz'altro convenire con chi sostiene che persistano ampie zone d'ombra concernenti sia le modalità con le quali il generale è stato mandato in Sicilia a fronteggiare il fenomeno mafioso, sia la coesistenza di specifici interessi all'interno delle istituzioni, all'eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità del generale. Generale Dalla Chiesa, perché un giovane decide di diventare ufficiale dei carabinieri? Certamente perché crede e perché ha bisogno di continuare a credere. Quali sono i fatti che hanno contato di più nella sua vita? Almeno un paio. Sotto il profilo militare, quando ufficiale dell'arma nel contesto della resistenza mi trovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Sotto il profilo umano, l'incontro con mia moglie. Lei è religioso? Sì, credo in Dio, nell'immenso. Anche se su questa terra, forse perché siamo piccini, qualche volta diventa difficile. Lei ha combattuto contro la mafia. Chi è un mafioso?
Cerchiamo un ritrattino. Ma un mafioso è uno che lucra per avere prestigio e poi goderne in tutti i settori. E chi lucra è anche capace di uccidere. Ha detto: i nostri rapporti alla magistratura non avevano avuto fortuna. Noi tuttavia siamo radicati nella nostra convinzione. Quale convinzione? Cosa è successo? Lei certamente si riferisce alla scomparsa del povero Mauro De Mauro. Dissi: se quel rapporto avesse avuto più fortuna, molto probabilmente la stessa vita del dottor Scaglione, la stessa vita di un bravo funzionario di pubblica sicurezza, la stessa vita di un nostro ufficiale dell'arma non sarebbero state compromesse. In via definitiva, voglio dire che tra i primi di quel rapporto c'era anche un Gerlando Alberti, che unitamente ad altri troviamo poi nel famoso rapporto dei 114, tutti arrestati o quasi in contemporaneità in ogni parte d'Italia, proprio mentre io ero al comando della Legione di Palermo. Quante volte lei si è sentito sconfitto? Quando avevo ragione e ho dovuto sacrificarla. È stato scritto che quando lei si renderà conto che il fenomeno del terrorismo è esaurito, lei se ne andrà. Prima di tutto non vedo perché. Poi me ne dovrei andare troppo presto. E poi perché non si vive di solo terrorismo, no? Ha dei rimpianti? C'è qualcosa che avrebbe voluto fare e che non ha potuto fare? No, non ho rimpianti. Avrei voluto soltanto che quello che era il mio lavoro non venisse a costare molto per i miei affetti. A voi, carabinieri, di ogni ordine e grado, che in questo cortile rappresentate le migliaia e migliaia di vostri colleghi che servono l'Italia e le sue genti nell'ambito della prima divisione Pastrengo, in questo stupendo teatro di lavoro pulito ed onesto, a voi giunga il mio orgoglio, la mia fierezza di comandante.